Qui in Cina c'è una città costruita su una laguna che assomiglia a Venezia, fatta di canali e ponti e stradine strette dove la gente si muove su queste specie di gondole. Cioè, questa è l'immagine che ho io della Cina, cioè, mi immagino che la Cina è così, piena di canaletti, di queste città che si sono sviluppate, nate lungo i fiumi, però io ancora non ho trovato in Cina una città che sia davvero così, dove le persone si spostano con le barche. Questo è il centro storico, la città antica. Questa strada è veramente stretta con questi edifici antichi e al lato ci stanno i canali. Che è legata a una delle figure più famose della letteratura cinese, almeno quanto Confucio, ma praticamente sconosciuto in Occidente. Questa è l'antica residenza della famiglia e dove è nato questa importante figura, questo Dante Alighieri della letteratura cinese. Come noi a scuola studiamo Dante Alighieri e la Divina Commedia, qui in Cina, nelle scuole, fin da piccoli, i bambini studiano le sue lettere e la sua produzione letteraria. Queste stanze, che un tempo facevano parte della sua antica dimora, sono oggi adibiti con questi pannelli che raccontano un po' la storia della città e un po' la sua storia e di questa famiglia. Ed è interessante che sono tutte in cinese, cioè non c'è una versione in inglese o di un'altra lingua. Insomma, se venite in Cina sappiate che non c'è solo una fake Venezia che hanno costruito magari da qualche parte in questo paese, ma c'è anche un'antica e bellissima città cinese che assomiglia in parte a Venezia da visitare. Grazie di avermi seguito fino a qua e noi ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!